Io farei una cosa, sì. Sei d'accordo Luca? Hai detto prima, siamo una famiglia. Sì. Vogliamo chiamare la famiglia? Così poi vediamo anche delle scene del primo episodio che andrà in onda appunto domani sera su Rai 1, l'altro capo del filo. Vogliamo chiamare? Vogliamo chiamare? Ci mettiamo qui in sì, piedi? Sì, con piacere. Io comincerei chiamando Cesare Bocci. Eccolo qua! Ciao Cesare. Eccolo qua, Mimì Augello. Senti, posso chiamare io il prossimo? Ci terrei tantissimo. Posso chiamare Angelo Russo in arte Catarella? Comandi, dottore! Catarella. Comandi! Rilassati, perché qua io non sono commissario. Qua non è commissario. Come non è commissario, dottore? No. Ma che sta dicendo Marosanna? L'hanno disdegradata allora? No, no, qua non disdegrada nessuno, niente a nessuno. Stai calmo, tranquillo. Stavo scantando. No, non te scantare, non te scantare. Non mi scanto. Ecco, senti, Catarella, che fai? Vuoi chiamare tu il prossimo? Come faccio? Dunque, guarda. Fai una cosa, leggi qua, sì, leggi. Facciamo così, così lo chiama lei. Io devo leggere. Sì. Che bello. Ma lei l'era di Milano, ci fece male alla testa, no. Dottore, come leggo io? Leggi, basta che leggi, lo chiami, leggi. Io so solo scrivere, non faccio leggere. Vabbè, Catarella, fai un'eccezione, Lo posso chiamare? Chiamalo, bravo. Signor Fazio. No, 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 Fazio lui, no, Fazio lui, l'altro Fazio. Dottore, mi devi scusare, una certa volta non faccio quello che faccio. Non ti preoccupare, vai, Catarella. Il nostro Fazio... Peppino Mazzotta! Eccolo qua, Peppino! Peppino Mazzotta, l'altro Fazio! Peppino, ma una domanda che ti voglio fare da sempre. Ma tu mi pensi? Quanto mi pensi? Penso spesso, perché devo dire la verità, qualche volta capita che qualcuno mi incontra e c'è il marito che dice alla moglie: ma l'ha riconosciuto? È quello lì, è quello lì che fa Montalbano, Fabio Fazio! E fammi fa sto morto allora, tu che puoi. Vabbè. Catarella, facciamo, se sei d'accordo Luca, facciamo presentare... No, vuole presentare lei la... No, quella del nord, quella... Io? Sì, dai. Sono commozionato, la devo presentare. Ma sì, quella bionda. Quella bionda. Alta, con gli occhi azzurri. La Filippa Lumberjack. No! Ma no, Filippa Lumberjack. La vostra. No, quell'altra, la nostra. Ma chi è che fa? Io non lo sapevo, se lo sapessi te lo dissi, ma silenzio. Signori, ho il piacere di presentare... E l'onore di presentare la vostra e la nostra Livia, Sonia Bergamasco! Ci siamo tutti! Cioè, ci siete tutti! Eccola qua! Vicino a Luca, un applauso a tutto il cast di Montalbano! Adesso mandiamo la pubblicità e poi festeggiamo Montalbano, pubblicità. Il cast è la prima volta, credo, che vi si vede tutti insieme. Io tra l'altro voglio dirvi una cosa che mi rendo conto è un po' ingenua, ve la dico più da fan che da professionista e da collega, ma davvero Sonia, cioè... Come in tutte le grandi opere letterarie, noi spettatori o lettori pensiamo che voi esistiate davvero, a prescindere dalla vostra vita. E questo succede quando uno legge Simenon o quando legge Camilleri per l'appunto. Cioè, noi sappiamo che quei personaggi abitano lì, sono lì, e quindi insomma avete una grande responsabilità di tenere in vita anche come dire, l'immaginario di tutti quanti, che è una cosa credo rara che nel mestiere che fate, no? Luca. Hai detto Sonia. Per te, Sonia. E Sonia mi ha guardato. Hai detto Sonia. Sonia mi ha guardato smarrita. Beh, allora vabbè. Cioè, tu ti senti un po' anche, diciamo, Montalbano?
No, io diciamo che mi sento, ma io credo di poter parlare anche a nome loro, ci sentiamo molto addosso la responsabilità delle aspettative, perché le aspettative in questi 20 anni sono via via cresciute, incredibilmente cresciute, e quindi ogni volta che ci rimettiamo al lavoro sappiamo che dobbiamo soddisfarle queste aspettative, che sono ogni anno sempre più importanti, sempre più alte, quindi ogni volta tentiamo di mettercela tutta. Non possiamo dire di aver fatto tutte le ciambelle con il buco, però di avercela messa ogni volta tutto quello che ci avevamo da metterci. Siamo sempre usciti dal campo con la lingua di fuori. Tu da quanto sei fidanzata di Montalbano? Da un po' di anni. Però prima è stata mia moglie. Scusami Luca. Guarda come ci è rimasto male. Sottolinea sempre questa cosa. Allora, io volevo dedicare a tutti voi, anche se Sonia i primi anni non era nel cast, volevo dedicare questo filmato per i 20 anni di Montalbano, da parte mia, ma sinceramente, da parte di tutto il pubblico di Rai 1. A voi. Grazie. Pronto? Pronto? Montalbano sono! Dottore, ci sarebbe il signor Pistone al telefono. Ah sì? Grazie Cadarella. In quest'ora, scusami. Adesso levate la gamba, sì, che devo lavorare, forza. Livia, vedi che non è giornata, oggi mi sono svegliato di cattivo umore, per favore. Anch'io, ciao. Dottore, se la mette così, io non posso che obbedire ai suoi ordini. E ci mancherebbe altro. Avete capito? Che cosa? Il segreto segretissimo. Che non c'eravamo noi due. Questo popò di pasta ingiasciata ce la mangiavi tutta da solo. Perché? Che c'è? Ma che cosa rimane? E quei cannoli? Ne voglio uno. Sei un pacco. Che stai dicendo? Non ti avvicinare se non chiamo la polizia. Ma quelli polizia? Sono io la polizia. Chiama i carabinieri. Se vuole denunciare. Ragazzo. Oh! Chi è che ci racconta? E cosa succede nell'altro capo del filo che andrà in onda appunto domani sera? Lui le sa tutte. No, io no. Ma sempre io. Vabbè, sì, sempre. Fate un po' per uno. Come... Vabbè, allora lei parla di un delitto che è maturato nel nord, tant'è vero che la puntata finisce inaspettatamente in Friuli, per cui questa donna che ha un passato oscuro viene trovata uccisa nella sua sartoria, e da lì partono come al solito tutte, diciamo, le indagini camilleriane. Insomma, ma nella prima parte invece... Ma nella prima parte c'è uno sbarco, una prima parte dedicata a uno sbarco di clandestini in mezzo ai quali si nasconde un famosissimo direttore d'orchestra e suonatore di flauto traverso che... E anche due trafficanti, insomma è un barcone di migranti che arriva dove ci sono trafficanti. Allora, vediamo una scena, dell'altro capo del filo, appunto il commissario preoccupato per gli sbarchi che continuano ad arrivare, che lui deve accogliere, guardiamolo. Fazio. Il dottor Osman è qui per darci una mano. Devi dargli tutto il supporto possibile. Sì. Lei sa che può contare su di me, commissario. No, grazie a lei sempre e comunque, dottore, per la sua disponibilità. Senti, ho detto al dottore di raccontare delle farfanterie. Sono piccole bugie strategiche. Non voglio spaventare nessuno, però non voglio che nessuno si faccia male. Chiaro? Sì, comunque ci hanno avvertito che ci sono due uomini e una donna incinta che devono essere subito portati in ospedale. Ci porteremo. Oh, Montalbano. Pare che durante la traversata a poche miglia dal porto un ragazzo sia caduto in mare. Ah. C'è chi dice che si è tuffato. Comunque la Guardia Costiera lo sta cercando. Montalbano, ho bisogno dei tuoi uomini. Magari è arrivato a Riva, stava scappando. Potrebbe essere uno dell'ISIS, non credi? Ah sì, lei, ancora con questa storia che i terroristi dell'ISIS vengono con i barconi dei migranti. Montalbano, con te non si può discutere. Allora non discutiamo proprio.
Volevo chiedere una cosa ad Angelo Russo. È vero che all'inizio era stato scelto un altro attore per il tuo ruolo, che tu sei arrabbiato molto? Non è che mi sono arrabbiato, io nasco già arrabbiato. No. Mi avevano detto che avevano scelto un altro e io loro ho detto fra me e me, perché io parlo allo specchio, se scelgono te è meglio. E poi ho fatto il provino con l'aiuto di Luca e l'ho superato. E poi pare che tu abbia sbattuto una porta in modo molto violento, che quello li abbia convinti. Non è che l'abbiamo convinto, ho sbattuto la porta per dire entro o me ne vado, e allora sono entrato. Luca, c'è un altro momento dell'altro capo del filo nel quale Cattarella, per l'appunto, è preoccupato per le sorti di un gatto che in qualche modo è testimone del delitto. E se ne prende cura. Allora, vediamo questo momento che io chiamerei Viscas. 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 Domando perdono al dottore per la botta, mi scappò. Che c'è, Cattarella? Dottor Aurora hanno telefonato quelle della scientifica che vogliono sapere da voi siete persone personalmente che paga il Viscassi. Che minchia è il Viscassi, Cadri? Ma come, dottore, non lo sapete? Dentro la televisione lo dicono pure. Gatti e gattini sono felici e ridono con il Viscassi. Ah, ho capito. E perché dovremmo pagare il mangiare dei gatti? Perché non trattasi del gatto testimone, il gatto della signora Sarta. E vabbè, digli che lo pago io, però a patto che dopo la testimonianza il gatto me lo portano qui in commissariato, perché mi scanto che il Viscassi se lo mangiano quelli della scientifica e fanno morire di fame il gatto. Avrei ragione, dottore, ora c'è il telefono subito e glielo dico. Bravo. Dottore, stavo dimenticando, questi scientifici mi dissero pure di dire a voi siete persone personalmente chi è che paga la cassettina dove il gatto arriva e fa i suoi bisogni. Digli che la pago io, Cadere, e anche la sabbia. No, dottore, non ti devi preoccupare, per quello ci penso io. La sabbia la inzabbio io con la paletta, che alla playa ce ne assai, dottore. Bravo. Posso andare? Vai, vai, vai. Dove vai? Alla playa, per la sabbia. Cadere, ma non adesso. Dopo, a tempo perso. Vabbè, aspetta. Cesare, tu ti eri imbattuto in Montalbano da lettore la prima volta, avevi... Sì, lo stava leggendo Daniela, e rideva come una matta. E allora io le ho chiesto, ma che cos'è? Quando lo finisco te lo do. Ho iniziato a leggerlo e mi sono fermato. Ho detto, non capisco niente, tu vai avanti, perché dopo le prime 10 pagine capirai. Mi sono lì messo a leggere, l'ho finito in una notte. E hai detto, mi piacerebbe tanto. Ma sarebbe fantastico per fare una fiction. Il giorno dopo mi chiamò la mia agente e mi disse, ti hanno chiamato per fare un provino per Montalbano. E cosa stavi leggendo? Era il primo, penso, La voce del violino, non mi ricordo quale fosse. Adesso lo rileggo anch'io, vediamo se domani qualcuno... Mi fa sto morto, voglio fare il morto, non voglio fare niente. Oh. Vabbè, no, vabbè. Non lo dico. Io pure l'ho letto. Li ho letti tutti i libri di Cammelleri. C'è Sacaputo una palora. C'è Sacaputo. Senti, Sonia, Caputo io... è voce dell'embo capire. Caputo. Sonia, la domanda che tutti qui vogliono fare è se alla fine vi sposate. No. Lapidaria. E mica è finito, voglio dire. No, no, però prima o poi, prima o poi. Insomma. Perché tu lo sai se vi sposate o no, Luca? Prima. No, e come no? Tu non no. sai niente. No, questo lo sa solo Andrea Camilleri. Io, se posso esprimere una sensazione, oggi... non credo proprio. Sì. Peccato, perché c'è un altro momento del film che andrà in onda appunto domani sera su Rai 1, L'altro capo del filo, in cui parlate in qualche modo di matrimonio. Proprio ma voi... noi abbiamo parlato più, no? più volte. Ma domani c'è una scena molto divertente in cui si gioca su un equivoco, perché siete invitati a un matrimonio di un vostro amico. In realtà non è proprio un matrimonio, ma insomma lo spieghi tu, guardiamolo. Chi è? Giovanna. Ah, senti, vado a nuotare? Sì, tra pochi giorni si risposa. Giovanna? Uh-huh. Oh mamma mia, Stefano come l'ha presa? Benissimo, è da 20 anni che sono insieme. E me, per questo, 20 anni insieme, 2 figli, non è che uno, come dire, si diverte a vedere sua moglie che si risposa con un altro. Come ti è venuto in mente? Si risposa con Stefano. Ah, non sapevo che erano divorziati. Stefano, sono divorziati. Allora perché si rimaritano?
Non si rimaritano, è la riconferma di matrimonio. La riconferma di matrimonio? E che è questa riconferma di matrimonio? È il rinnovo del giuramento. Ah, ho capito, come il rinnovo del tagliando la macchina. Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, dopo 25 anni di matrimonio si usa a fare le nozze d'argento. Si va in chiesa e si celebra questa cerimonia, una cosa molto romantica. Sì, 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 sì. E c'è anche un pranzo di nozze. Ui. E i confetti d'argento, e tu ci andrai perché l'ho appena promesso a Giovanna. No, dove? Udine. A Udine? Mm-hmm. No. Ho dato anche un'occhiata ai tuoi abiti, non è niente di decente, quindi te ne devi far fare uno su misura. Sì, lo so, appena posso ci vado. Ho telefonato in sartoria e ti aspetterebbero alle 3. Ci vai? Va bene, ci vado. Dov'è? Via Roma 32. Via Roma 32. Ma stanno bene insieme, eh? Peppino, ma Camilleri dice che ormai quando scrive pensa proprio a voi. Sì, a quanto pare sì. Adesso il suo immaginario è stato conquistato da noi, quindi alla fine probabilmente quando scrive pensa a noi e noi lo percepiamo perché cominciamo a capire che in qualche modo è entrato anche nelle nostre modalità espressive. Senti, Peppino, e come sono i rapporti fra di voi fuori dal set? Cioè siete amici, vi vedete, vi frequentate? Sì, assolutamente sì, dopo 20 anni come si fa? Infatti magari io dico più, sempre... proprio per quello. Quella è la cosa un po' che fa parte, secondo me, di una delle fortune di questa serie, che sono state messe insieme delle persone estremamente compatibili e quindi che inevitabilmente si assomigliano nel modo in cui guardano il mondo, nel modo in cui pensano il mondo, per cui alla fine siamo diventati molto amici. Peppino adesso mi ha fatto la regia di uno spettacolo. Quindi, perciò cerchiamo. Se non avessi sopportato guardate proprio questa foto, lo dico al pubblico, che abbiamo trovato il fan four. Manca Sonia, vedi? I Fab Four. Allora, io vi ringrazio di cuore, è stato davvero un grande regalo avervi qui. Volevo lasciarvi ancora con una piccola cosa che abbiamo preparato, che sono le frasi in qualche modo identificative di tutti voi, cioè quelli che si chiamano tormentoni, insomma quelli per cui il pubblico vi riconosce e sorride non appena le pronunciate, e ve le dedichiamo. Prego. Grazie. Agli ordini, dottore! Non ci sono per nessuno! Domando perdonanza per la botta, dottore, mi scappò! Se trasi un'altra volta così giuro che ti sparo! Dunque... lasciate. Fa sangue pure a te, eh? No! Sei uno stronzo! Stronzo, 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 stronzo! Catani, ma che fai? Dottore, la trovai, dottore, la trovai! C'è un nuovo caso d'omicidio e... Salvo. Sei esasperante. Angel di nome e Ricotta di cognome. Quale Ricotta? Quale sì, Angela Liotta. San Filippo Emanuele, ovvero Nenè. Ah, Fazio, che ricominciamo col complesso dell'anagrafe? Mi scusassi, commissario. Abbiamo capito, eh?